Ossicini divinatori! Grazie per aver deciso di partecipare al mercatino! Acchiappa sogni! Specchio della verità! Ah, che orrore! Forza, tiriamo giù! Di quanto pesa? Attento al sasso, Joe! Raddrizza! Raddrizza! Sterza! Fatemi uscire di qui! Ma dove sei, Joe? Bastone della pioggia! E per finire... Oh no, questo è troppo pericoloso! Signor Vero, e questo cos'è? No! Tutto bene, signor Vero? Questo cos'è? Sembrerebbe un orologio. Sì, ma con la parrucca. Non si può neanche dormire in pace in questo penitenziario. Ah, sì? Jack, buttalo via. Sbarazziamoci di questo totem e torniamo a studiare un piano per... Che orrore! Forza, tiriamolo giù! È più brutto di quanto pensi. Guarda, è l'ora sbagliata. È mezzogiorno. Joe, chi sono quelli? Ecco fatto. Ora è preciso. Ma dove siamo finiti? Questo sogno comincia a diventare proprio emozionante. Aspetta, abbiamo mangiato il macinato a pranzo, quindi è più tardi di mezzogiorno. Joe, e loro chi sono? Forse sto cominciando a capire. Sono le 16:30! Credo che il mio sogno si stia trasformando in un incubo. Da qua, imbecille! Non capisci che ci fa viaggiare nel tempo, eh? Joe, è impossibile viaggiare nel tempo! Ma dov'è finito il penitenziario? Cos'era quella? Chi era quello? Oh, Joe! Davanti a te! Questo orologio è come un buco scavato nel tempo. Con questo non c'è penitenziario che possa tenerci rinchiusi. Geniale, Joe! Basta, penitenziari! ma se non ci sono più penitenziari, come facciamo a scappare? Fratelli Dalton! Vi dichiaro in arresto! Arrendetevi, siete in trappola! Questo è da vedere. Ecco fatto, ve l'avevo detto! Siamo liberi! Sì! Oh, e guardate, qui le pietre si spaccano da sole! Quando al mio risveglio mi racconterò questo sogno, non ci crederò mai! No! Il cucù! C'è la Randamplan, il cucù! Dammi il cucù, Randamplan! Porta qui il cucù! Vieni, cicino bello! Quanto sei carino! Chiri, 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 chiri! Ah! Dichiarate la vostra identità. Beh, siamo i fratelli Dalton. Comincio a chiedermi se non abbia mangiato pesante prima di andare a dormire. Impossibile, i fratelli Dalton sono già registrati. Eccoli qui, i Dalton. Loro sono tre, noi siamo quattro. Ce ne sono due che non abbiamo potuto separare.
Gli unici che non sono mai riusciti a evadere. Stare rinchiuso per l'eternità insieme ad Everell. Mai! Vediamo un po'. Siamo nell'epoca giusta? Non vedo il penitenziario. Oh, hanno appena aperto il cantiere. Ce l'abbiamo fatta! Siamo liberi! Siamo liberi! Oh, no, no, ti prego, no! Oh, guardate, il penitenziario si sta costruendo da solo! Il cucù si è rotto! E Dalton sono scomparsi! Invece no. Il cucù funziona! Presto! Questa volta ce ne andiamo sul serio! No, 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 no! Basta così! Non è un giocattolo! Questo cucù è un oggetto di una potenza senza limiti! Nelle mani sbagliate potrebbe scatenare situazioni inimmaginabili per dei visi pallidi! Bisogna stare molto attenti! Le guardie sono lontane. Al mio tre prendiamo il volo. Uno, due. Là, guardate! Ma sono le impronte di un mostro orrendo! Torniamo di corsa al penitenziario! L'ennesima evasione fallita! Guardate, quella bestiaccia è arrivata fino a qui! Niente panico, calma e serenitudine! Ho chiamato qui il miglior cacciatore del West. È indubbiamente un vero mostro! Ciao, Castoro, sono Rantanplan, e tu chi sei? Mi servono quattro facchini poco impressionabili. Perfetto, catturerò quella creatura. Ma non si faccia sfuggire i Dalton, eh? La bestia è intelligente, si deve essere nascosta. Ci inoltriamo nella boscaglia e via. Via! Forse dovremmo approfittare della situazione e scappare. Ok, dopo di te. Là, c'è qualcosa che si muove. Cercavo una bestia e ne ho prese quattro. La bestia! Eccoli qua, i miei amici. Ci accampiamo qui per la notte. Che si mangia? L'albero? Avanti, niente capricci, sono piene di vitamine. Mangiate quelle lumache o sparo. Appena si addormenta, le soffiamo il fucile, va bene? Vai! Mi fai un po' di posto? Ride bene chi ride ultimo! Dove vai, Castoro? Sta seguendo le orme. Per seminarla non dobbiamo camminare. Non avevo mai visto un castoro volante! Aia!
guardia a spasso con voi. Iniziamo a stancarmi. Guardate, uso le orecchie come timone. Prova a seguire le nostre orme, Uranelli Rocket! Ho paura che la bestia ci possa attaccare! Facciamo un falò, così la teniamo lontana! Buona idea! Vado a prendere un po' di legna e di foglie! Geniale! E come lo accendi? Con dei bastoncini! E hop! Ehi, amici miei! Visto giù, con un po' di pazienza il fuoco prende! Ma bravi, qui si fa festa senza invitarmi! Pensavo fossimo amici, sono molto seccato! Tranquilli, ragazzi, non è niente, solo qualche fiammella! Qualche fiammella? Hai mandato il bosco in fiamme! No, 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 tanti auguri a te, non lo canto neanche per idea! Mi hai mancato! E adesso... Finalmente a casa! Non vedo l'ora di mettere le mie comode pantofoline! Ma cosa è successo ai Dalton? Per caso quella bestiaccia li ha aggrediti con feroce aggressivitudine? No, è opera mia! Ma so dove si trova il mostro! Davvero? E dove? Questo è il macchinario che servirà a stampare il primo numero del giornale del penitenziario. Sarà scritto dai detenuti in persona. Si parlerà di cultura, letteratura, abbronzatura. E Mitch Furetto sarà il redattore capo. È il mio sogno nel cassetto. Lavorate qui da molto? È pagato bene? Cosa pensa del direttore? Avanti, ragazzi! È ora di farsi consegnare altrove! Non so perché, ma mi gira la testa! Il servizio sulla tentata evasione sarà il mio pezzo forte! Signori, comprate la Gazzetta Galeotta! In prima pagina i Dalton tentano un'evasione, ma è una grossa delusione! L'ennesimo tentativo di evasione non è un grande scoop. Lei è molto invidiosa, è così? Io sono stato colpito da un fulmine! Oh, mi scusi! Che strano, sembra che non mi abbia visto. Ora è tutto chiaro! Quel bagliore mi ha fatto acquisire i superpoteri dell'invisibilità! Bene, bene, ci divertiremo! Sentite qua! A causa del suo caratteraccio e della sua ostinata ignoranza, Joe fa fallire sistematicamente ogni evasione dei Dalton! Ah, che sciocchezza! Non crederai a quello che scrivono su quel fogliato! Tutti sanno che non c'è fumo senza fuoco! Se è scritto sul giornale, deve essere la pura veritudine! Sì, come no? Si beve qualsiasi sciocchezza, quello là! Oh, comunque mi è venuta un'idea! Dunque, il programma è questo. Scriveremo un articolo per portare il direttore a credere che vogliamo scappare dalle tubature della doccia.
Ma appena lui chiama le guardie e dà l'allarme, ce la svegliamo dal portone principale. Un piano perfetto. Ehi, Joe, perché non scappiamo direttamente dalle tubature della doccia? Non sarebbe più semplice? Perché io sono il capo, sono quello che decide e tu dovrai scrivere l'articolo. Ma non sono un giornalista di professione, io. Hai ragione, dobbiamo chiedere l'aiuto di un professionista. Un articolo sulla vostra prossima evasione? E perché mai? Perché questa volta andrà a buon fine. Arriveremo nel cuore della Cina passando attraverso il centro della Terra. Uno scoop internazionale. Potrei diventare famoso. Ok, facciamolo. Domani i Dalton scapperanno dai tubi della doccia e arriveranno fino in Cina, attraverso il centro della Terra. I quattro geni dell'evasione hanno macchinato il piano in cella e progettano una nuova vita nel nuovo emisfero. Eccovi la copia. Basterà portarla in tipografia e la troverete in prima pagina. Perfetto, uno come Peabody ci cascherà sicuramente. Ma c'è una cosa che non mi torna. Se annunciate il vostro piano, di sicuro vi fermeranno. Che senso ha? Non è un problema tuo, pensa ai fatti tuoi. Noi ora abbiamo un articolo da stampare. Mi nascondono qualche cosa. Ecco qua, preparatevi ragazzi, ora passiamo alla fase 2. Vediamo le notizie del giorno. Aspettiamo che scatti l'allarme e andiamo, non ci vorrà molto. Cosa? Presto, devo correre ai ripari. Al mio segnale... No. Niente panico, avevo letto l'oroscopo sbagliato. Non ci posso credere, quel babbeo inizia a leggere il giornale dall'ultima pagina. E questa è la pagina da leggere. I Dalton evaderanno? Ma io pensavo... Allarmo! I Dalton scappano dai tubi della... Ora tocca a noi. Evviva! Vogliono giocare a nascondino al buio! Con i miei nuovi superpoteri dell'invisibilità sono sicuro di vincere! Siamo liberi! Sapevo che stavano tramando qualche cosa. Questo sì che è un super scoop! Le teste piumate ci attaccano! Più in fretta! Ora che abbiamo seminato gli indiani, possiamo riposare? Ho un nuovo piano. Restiamo qui ancora un po', finché non si dimenticano di noi. Sono un fantasma! Ah, stupido cane! Ma allora mi vede? Hai rovinato la mia foto! Guarda chi c'è, il nostro amico Mitch Puretto! Catturiamolo! Resterà un po' con noi! Ok, lui lancia e io vado a prenderla! Dove sono finiti? Evidentemente sono tornati in prigione! Forse potremmo rimanere qui. Abbiamo tutto. L'acqua, la frutta, il sole... Ma non avete niente da leggere. Che ne dite del giornale di oggi con il suo favoloso scoop? Finisce il sogno desertico dei Dalton. Ma come avete fatto a trovarci? Semplice. Abbiamo sviluppato le foto della macchina fotografica che il fedele Rantanplan ha riportato in prigione. Da quello stupido cane! Grande, ce l'ho fatta! Ho il superpotere di rendere la gente felice! Molto meglio così. Troppa informazione uccide l'informazione. A proposito, spero che Pete e Emmett emergano presto dalla loro ispezione nelle fognature. Buongiorno, signore. Per caso avete visto questi pericolosi detenuti? E vai, un altro seminario di vero falco. Di cosa si tratta stavolta? Della riproduzione del bisonte nano in Amazzonia? No, riguarda la reincarnazione secondo i braccia rotte.
La reincarna cosa? La reincarnazione, Joe. Alcuni credono che quando muori diventi un'altra cosa. Come un fiore, un'aquila, un sasso. Chissà, forse Rantanplan in una delle vite precedenti è stato un lombrico o una talpa. Finalmente mi spiego perché mi piace tanto scavare. Sono una talpa. Mi è venuta un'idea. Moriamo, ci reincarniamo in quattro pietre e ce la svegliamo. Poi ci dereincarniamo in noi stessi e opla! Siamo liberi! Che ne dite? È pronta la zuppa! Sentito! È pronta la zuppa! La zuppa! Allora, che ne pensate dell'idea? Beh, non so... No? No. Ah, non riesco più a farmi venire un'idea. Sono finito, capisci? 34 evasioni fallite in una settimana possono causare stress e depressione. Andiamo in infermeria. Una barella e dei camici. State pensando a quello che penso io. Eccomi, ragazzi, mi sono perso qualcosa? Ragazzi, dove siete? Rispondetemi! Joe, Jack, William, si sono reincarnati senza di me! Affettuosi e amorevoli, perfetto! Direzione uscita! Non aspettiamo, Everett. Terremo a prenderlo in seguito. Perché mi avete lasciato da solo? Dove siete, ragazzi? Ehi, voi, laggiù! E stiamo trasportando un paziente molto contagioso! Andate pure, sbrigatevi! Filiamocela! Allora, tu sei Joe? Tu sei Jack e tu sei William! Everell, da quando in qua ti porti il lavoro perfino a casa? Sono i miei fratelli! Quel ragazzo non sta affatto bene! Dobbiamo trasferire un malato con urgenza! Aprite! Andate a piedi! Abbiamo chiamato un'ambulanza, ci aspetta fuori dal penitenziario! Non vorrete stare al sole, tranquille, vi avviso io quando arriva! Al fresco starete molto meglio! Siamo al punto di partenza! Se vogliamo evadere, dobbiamo tenerci in forze! Ehi, ho un piano geniale, ragazzi! Smettila, Everell! È un piano fantastico, Joe! Allora domani tagliamo la corda! Qua giù non ci disturberà nessuno. Forza, andiamo! Non ti preoccupare, Joe. Farò tutto esattamente come hai detto tu. Usciremo da qua e poi ci derecarniremo. Derecarneremo in noi stessi. Dovremmo essere fuori. Non ci resta che risalire. Oh no, siamo ancora dentro! Oh, un collega! Cos'è stato? Cos'è successo? Crede che i suoi fratelli siano diventati pietre! Sì, capisco. Oh, accidenti! Avrei dovuto prendere la prima a sinistra! Everell! Mio piccolo Everell, se vorrai seguirmi vedrai la cella che ti ho riservato, che è molto comoda e accogliente. Con un po' di fortuna ci sarà una finestra vera. Hai sentito, Joe? Sarà più facile che scavare una galleria. È questa, ma la finestra non la vedo. Povero Everell. Avrà bisogno di cure. Oh, cercavamo giusto lei, infermiera. Abbiamo un caso per voi. Attenzione, potrebbe essere pericoloso. Cosa? Everell, se ci riconosce è capace di mandare tutto all'aria. Entrate, entrate pure, prego. E cosa c'è? Ci siamo fatti il rabù alla testolina? Chi
sono queste due? Io non le conosco! Sono delle signorine molto gentili che si prenderanno cura di lei, Everell. Beh, deve essere una nuova tecnica. Non vi preoccupate, è tutto perfettamente sotto controllo. Liberateci immediatamente senza condizioni o Joe accopperà l'infermiera! Sta calmo, Everell. Che razza di imbecille. Non fate nessun gesto che potrebbe innervosirlo. Aspetta, Everell! Ti stai dimenticando i tuoi ostaggi! In tutta la mia vita non avevo mai visto degli ostaggi correre dietro al loro rapitore. Everell, fermati! Siamo noi! Joe, William, Jack! Aiuto, ci sono i fantasmi! Credo che abbia capito tutto. Andate via! Sparite, brutti fantasmi! Come va, Joe? Ti sei fatto male? I fratelli Dalton! Oh, sapevo che non erano delle infermiere. Forza, torniamo dentro! Beh, cosa c'è? Mi devo allenare per quando diventerò una talpa! Bambino indiano, ripetete! Bambino indiano! Bambino indiano! Bambino indiano! Wow! Un cannone che spara crema chantilly! Durerà ancora molto questa lezione. Ci stiamo annoiando, fai qualcos'altro. Come volete. Agawa, bunga, tagadà, tagadà, pom pom. Oh, beh, questo ci ha senz'altro stupiti. Quanto costa un pugno di quella sabbia magica? 10 grammi e 100 dollari. Ecco qua. L'uomo della sabbia ha un piano assolutamente geniale. Questa crema rimane un po' sullo stomaco. Coprifuoco, da bravi tutti a nanna. Seguitemi. Con la sabbia magica creeremo una tempesta davanti al portone. In un attimo verrà spazzato via. Vi ricordate la formula che ha pronunciato? Ha lanciato la sabbia in aria e ha detto Agawa, bunga, tagadà, tagadà, zuan, zuan. No, tagadà, pom, pom. Ha detto zuan, zuan, pom, pom. Allora prova a dire pom, zuan. Agawa, bunga, tagadà, tagadà, pom, zuan. Probabilmente era Pom Pom. Fratelli Dalton, voi cosa ci fate qui? Niente, perché ci stavamo solo godendo il chiaro di luna. Beh, buonanotte e ce ne torniamo in cella. Con questo nuovo potere potremo evadere in un batter d'occhio scivolando sotto le porte. Dimostrazione! E adesso mi ricompongo facilissimo. Sono o non sono un genio, tocca a voi. È strano essere fatti tutti di sabbia. Chissà se la mamma ci riconoscerebbe. Penserebbe che siamo stati in spiaggia. Invece siamo rinchiusi in prigione. E la spiaggia, beh, non è proprio a due passi. Perché non provi a tenere chiusa la bocca, Everell? Wow, delle lettiere per gatti che camminano da sole. Quella doveva essere occupata. Presto, sbrigatevi. Tiratemi fuori da qui, imbecilli! Di nuovo voi? Ma allora è proprio una fissazione! Dov'è Joe? Sono qui! È incredibile, cadendo in quel mucchio di sabbia il tuo volume è triplicato! Sì, e prima di svignarmela voglio divertirmi! Ha sempre avuto quel piccolo granello di follia! Forza, saltate nel mucchio di sabbia e seguitemi! Oh! Adesso ho capito, è un concorso di castelli di sabbia e la crema chantilly è il premio per il vincitore.
Signor direttore! Mostro! Tutto di sabbia! Smettetela con queste sciocchezzitudini! I Dalton! Bravo, risposta esatta! Che castello di sabbia gigantesco! È davvero sbalorditivo, fa quasi paura! Signor direttore, è stata senz'altro la magia di Vero Falco a trasformarli! Vado a cercarlo! Intanto sigillate le porte e le finestre affinché non passi neanche un granello di sabbia! Io me ne resto qui nel mio rifugio! E non finisce qui, ragazzi! Ora viene il bello! Battiamocela! Credo che sia cemento, Joe. Hanno sigillato tutte le uscite. Non passa neanche il più piccolo granello di sabbia. Allora scavalcheremo il muro. Amari estremi, estremi rimedi. Molto bene, fratelli Dalton. È ora che anch'io usi un granello di sale della mia zucca. Forza, ragazzi, mettetecela tutta, colpite duro! Oh, aprite, sono la signorina Betty! Il signor Vero Falco è con me! Ecco che succede quando si aspira troppo alla libertitudine! Ho aspirato fino all'ultimo granello di sabbia! Questi castelli di sabbia sono tutti straordinari. È impossibile stabilire chi sia il vincitore. Perciò chiudiamo in bellezza. Crema chantilly per tutti. Ora tocca a lei, signor Falco. Agawa, bunga, tagada, tagada, pom pom. E adesso tirateli fuori. Eravamo quasi riusciti! Già, per un pelo, anzi per un granello di sabbia! Il Wagala, il tradizionale canovaccio in pelle di bisonte, si lava e si asciuga in un batter d'occhio! Copritemi, voglio vedere se riesco a trovare una via d'uscita! Il piccolo Dalton è entrato nel tipì di marmotta ridanciana. La tradizione è chiara. Se entri nella capanna di una squaw, devi chiedere la ragazza in sposa. Accetto la proposta. Ma per favore, mi sembra che abbia l'aria di un marito. Piccolo Dalton, non hai scelta. È la tradizione. Lo sposo e i suoi fratelli testimoni rimangono qui fino al giorno delle nozze. Questo cambia tutto. Useremo questa farsa del matrimonio per evadere. In altre parole, scappare. Ok. Mi oppongo. I Dalton sfrutteranno l'occasione per scappare. Immane bicipite impedirà ogni tentativo. E Tasto Felice organizzerà il ricevimento. Adoro le feste. E visto che gli indiani terranno d'occhio i Dalton... Perché vuoi sposarti con Joe? In lui vedi, non so, una segreta bellezza? Oh no, è basso, stupido e cattivo. Un tempo avevo un fidanzato bello e gentile. Si chiamava Vento in Tempesta. Ma un giorno è partito a caccia e non è più tornato. Così invece saprò dov'è nel penitenziario. Bene, il fidanzato ora dimostrerà che sa nutrire la sua famiglia. C'è una banca in zona per nutrire la famiglia. No, ci sono i bisonti. Catturate la bestia! Ci siamo provati!
provando, ma non sembra affatto spaventato. Giochiamo a buzzico arrampichino, cucciolone, dai! Zona franca! Io in alto, ma a finire che mi acchiappa! E ora bacetti a tutto il villaggio! E un bacetto anche al bisonte! Ale! Felicitudine! Triste un matrimonio senza amore! Ehi! Ma siete impazziti, per caso! È faticoso organizzare un matrimonio, eh? Un matrimonio? Andiamo! Se sbadigliamo, forse gli verrà sonno. Dei gatti! Fatto! Che curioso, non sento odor di gatto. Finalmente liberi. E ora l'addio al celibato. Ce la spassiamo tutta la notte tra amici. Sì! Forza! Aug, è tutto pronto, Joe. La sposa ti aspetta. Siamo qui riuniti oggi per celebrare il matrimonio di Joe Dalton e Marmotta Ridanciana. Ehi, me la porterai una lima in prigione? No! Se qualcuno ha motivo di opporsi a queste nozze, parli ora o taccia... Io! Ma sei vento in tempesta! Il ritorno dell'amore! Non è così semplice. Cosa ti è successo? Dei banditi mi hanno rapito. Ci ho messo 5 anni a liberarmi. Ti sarò per sempre grato! Non è così semplice. I due rivali devono combattere. Non importa, mi ritiro. È la tradizione. Ah, ci risiamo. Facciamo per finta. No, non vale. Joe è protetto dal bisonte. È bello avere un amico gentile. Yaha! Buttate su! Coraggio! Laggiù! Un'uscita! Yaha! Scappano! Mi avevate promesso che lo avreste impedito! Vedo la luce che si avvicina! Siamo liberi! Forse no. Sì! Bene, alla fine tutto si è sistemato. Sì, grazie della festa, lupo pazzo! Ah, che felicità! Ho sempre detto che i matrimoni sono molto più pericolosi della prigione. E adesso cosa facciamo, Joe? Ce la svegliamo! Ascoltate, per poter dare alloggio agli immigrati sempre più numerosi, il governo requisisce le scuole e i saloon per trasformarli in alberghi. Vi immaginate il penitenziario trasformato in albergo? Lasciamo perdere il tunnel, mi è venuta un'idea. Ah, che peccato, Joe, eravamo arrivati a un buon punto.
mio penitenziario un albergo, scherzate, sarebbe un'assurditudine. Tra l'altro la legge non lo consentirebbe. Buona giornata. La posta, signor direttore. Guardi qui, sono tutte bollette. Fratelli Dalton! Ci ho riflettuto. E sia, vada per l'albergo, ma a una condizione. Massima discrezitudine, sarete voi ad occuparvene. Prendere o lasciare? D'accordo, affare fatto! Ditemi, fratelli Dalton, perché tanto interesse per il ramo alberghiero? Per altruismo, qui c'è tanto spazio e c'è gente che non ha un posto per dormire. È bello aiutare gli altri. Non trova che sia un'idea geniale? Sarebbe il caso di parlarne a mio fratello. Anche lui dirige un penitenziario, proprio come me. Everell, lo mettiamo alla reception. Jack al bar. E William al centro benessere. Che sta succedendo, signor direttore? Ah sì, ho deciso di apportare dei piccoli cambiamenti per migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Un penitenziario moderno deve essere confortevole e accogliente, in tutta semplicitudine, ovvio. Ah, capisco, ma non credo che il portone spalancato possa istigare ad evadere. Osservazione acuta, ho già chiesto a Rantanplan di restare qui e fare la guardia. Un buon direttore deve pensare sempre a tutto. Ottimo, stupefacente. Hanno messo una giostra! Arrivano dei clienti! Salve! Benvenuti al penitenziario Palace Hotel! Prego, signori, seguitemi! Il facchino si occuperà subito dei vostri bagagli! Di qua! Ciao! E se invece non fosse affatto una giostra, se fosse piuttosto qualcosa come un passaggio segreto? Che porta nello stesso identico posto da cui eri partito? Singolare. Signori, la vostra camera! Forza, battiamocela! Aspettate, ci serve un biberon per il fumo! Non ve ne andate, io ho voglia di un gelato! Non c'è il riscaldamento! Da questa parte, signori! È fantastico, i clienti arrivano a frotte! Fattorino, colazione per la camera numero 3! Fattorino! Devo cambiare il bambino! Io voglio il mio gelato! Fattorino, dov'è la piscina? Le scarpe! Bene, signori, vi abbiamo preparato la cella VIP con una splendida vista panoramica. Una camera? Ma certo, da questa parte, mi segua, prego. È peggio di prima. Non solo siamo ancora prigionieri, ma stiamo anche sgobbando come muli. Eh? Ho un'idea. Diventeremo 4 clienti. Momento giusto, andiamo! Siete già in partenza! Il nostro servizio non vi soddisfa? È perfetto, ma abbiamo molta strada da fare! Calmati, piccolino, ora ce ne andiamo! Bene, come desiderate, vogliate seguirmi per regolare il vostro conto? In totale sono $345,45, escluse le mance. È possibile pagare a rate, prima rata niente e il resto mai? Oh. È un bambino estremamente precoce. Guardie! Allarme! I Dalton stanno evadendo! Seguitemi! Non evadiamo più, Joe! Guardie, prendeteli presto! Doveva immaginarlo, signor Peabody! L'idea del penitenziario albergo non era fantastica? Io gliel'avevo detto! Lei non doveva tenere una lezione di cucito? Non solo il servizio è pessimo, ma ci hanno anche rubato i vestiti! Non pagheremo neanche un centesimo! Ora ho capito! Non era una giostra, è una specie di flipper gigante!
zanzare, mia pretende! Ha funzionato! Siamo liberi! Siamo liberi, ma anche molto stanchi, Joe. Sono già due giorni che non riusciamo a chiudere occhio né a toccare cibo. Va bene, faremo una sosta al prossimo saloon. Non c'è nessuno ad accogliere i clienti in questo saloon? Ehi, che fine hai fatto, oste? Il signor Peabody. Esatto, Abel Peabody, il fratello maggiore di Melvin. Come va, fratelli Dalton? Come arredatore ha molto più gusto di suo fratello. L'evasione è sempre stato il mio sport preferito. Siete pronti al decollo? Via! C'è qualche ritardo sul volo? Hai sentito anche tu quel ruggito bestiale spaventoso? È inutile che insisti, non funziona. È un leone? Ma no, che stupido, soltanto le tigri hanno le strisce. Oh. Funziona! Brutta bua passata. Grazie, mio amichetto! Guarda, sembra che il colosso abbia un debole per Joe Dalton! Debole dal quale rischia di essere stritolato! È un aristocratico che ha preso una botta in testa. Oh, poveretto, e perché ora si trova qui? I pazienti dell'ospedale che lo aveva in cura si lamentavano, li scambiava per giocattoli! Uccellino vola! Questa forza bruta può farci molto comodo. No! Boom! Che meraviglia! Ascolta, amico, con la tua forza e la mia intelligenza potremo fare grandi cose insieme. Sì, tu, mio amichetto! Guarda di fronte a te, lo vedi quel portone? Anche quel bel portone è nostro amico. Amico! Amico! Bella! Ciao, ciao! Altro che bestiaccia feroce! Dà la zampa come se fosse un barboncino! Ecco bella! Oh, ti sei dimenticato di me? Vieni qui, aiutami! Bella. Non vorrei lasciarmi appeso come un salame! Non è colpa sua, non sa controllare la sua forza! Ma io devo controllare le spese! Bella! Cattivi! Metterli in gabbia è una cosa ripugnante! È l'unica cella abbastanza resistente per lui. Oh, sta cambiando il tempo!
Questa è la gabbia, ci schiaccerà! Arrabbiato! Signorina Betty, vuole lei? Bella! E ora che succede? Che facciamo? Tagliamo la corda o le chiavi? Aiuto! Fate qualcosa! Salvatemi! Aiutatemi, vi prego! No, no, fermi! Vi ordino di non sparare! Mettete via le armi! Sentito. E adesso che cosa facciamo? Forza, datemi una mano, è bloccata! Ehi, ragazzi, guardate un po' che cosa ho trovato! Razza di imbecille, quello non ci serve a niente! Ah, ma perché nessuno viene a salvarmi? Signore, le sue maniere sono così volgari e rudi che è riuscito a farmi adirare. Spero che vorrete perdonare il mio comportamento sciocco puerile del tutto fuori luogo. Sono molto lieto della sua miracolosa guarigione, signor barone. La cura con l'elettroshock ha un grande futuro. Veramente non ne sono affatto sicuro. Amichetto! Ferma, aspettami, amichetto! Amichetto! A volte sogno di essere Rantanplan per poter uscire da questo dannato penitenziario. Ehi, sentite un po' qui. Uno scienziato ha messo a punto una macchina in grado di ridurre qualsiasi essere umano in dimensioni microscopiche. Te lo immagini, Joe? Potremmo evadere piuttosto facilmente. Sì, certo. E secondo te dove la troviamo, questa macchina? Basta compilare il modulo e ti viene spedita per posta. Un pacco per voi, fratelli Dalton. Cosa? È tutta rotta! No, non è rotta, devi montartela da solo. Basta seguire le istruzioni. Ecco. Chi è il primo? Che branco di codardi. Devo sempre fare tutto io. Ah, ci siamo! Ti sto rimpicciolendo! Funziona! Ta-da! E adesso tocca a voi. Ok, ci siamo tutti. Andiamo. La zuppa è pronta. Buono cibo per cani. Siamo nella ciotola di Rantanplan. No, c'è un passaggio! Accidenti, devo aver mangiato troppo. Un po' di esercizio fisico mi farà bene. Oh, che meravigliosa caverna! Non è una caverna, siamo dentro al naso di Rantanplan. Una caverna dentro al naso! In fondo siamo stati fortunati ad essere ingoiati dal nostro cane. Peter lo porta fuori ogni giorno, quindi senza saperlo porterà fuori anche noi. Guardate, sta arrivando! Ho una bella sorpresa per te, Rantanplan. Vieni! Dimenticati dei cactus. Da adesso avrai il tuo idrante personale con aiuola. Piano B, dirigiamoci al cervello. Oh!
Qualcuno sa dove siamo adesso? C'è vento, dovremmo essere nei polmoni. Non ci sono più niente tracce, niente tunnel, niente sbarre segate, solo questo coso qui. Controllate il penitenziario mentre io esamino questa strana macchina. Fantascientifico! I Dalton sono riusciti a rimpicciolirsi. E queste che cosa sono? Sembrano le loro impronte. Oh, miseritudine! Rantanplan se li è mangiati! Ma dove siamo finiti adesso? Credo nel flusso sanguigno. Stiamo salendo, buon segno! Stiamo andando verso la testa! Ma qui è tutto vuoto! No, e guardate qua. Questo è il cervello di Rantanplan. Questo cane si comporta in modo bizzarro. Ed ecco i neuroni. Non sono mai stati collegati. Si spiega tutto. Grazie a noi, Rantanplan diventerà molto più sveglio e farà qualsiasi cosa. Hai il quoziente intellettivo di un genio! Rantanplan, vai a cercare le chiavi! Di miniaturizzato. Dovreste vergognarvi a approfittare di questo povero cane. Al contrario, l'abbiamo trasformato in un genio ed è lui che ci farà evadere. Guarda, ho trovato un gioco nuovo, un sonaglio. No! Ma congratulazioni! Il suo cuore batte ancora! Ha bisogno di un defibrillatore! Ho un'idea! Lei cosa dice? Funzionerà? Tanto non abbiamo alternative! Cominciamo! Ma che stavate facendo dentro Rantanplan? Grazie, signorina Betty, ci ha salvato dalla miniaturizzatudine. A me sembra di essere rimasto piccolo. Zitto, Everell, ti abbasso definitivamente di 1,5 metri. Come dice la mia cara mamma, i ragazzi crescono sempre troppo in fretta. Non appena si voltano, ci travestiamo da cactus. E poi, op, ci confondiamo con il paesaggio e scappiamo. Ecco, adesso! Allora, si può sapere che sta succedendo? Ci servirà dell'altro tessuto. Ma dobbiamo evadere domani, poi non ci porteranno più a spaccare pietre in mezzo ai cactus. Io so dove possiamo trovare altri cactus. Molto belli. Trovo che il cactus sia una pianta così misteriosa. Non ha ancora finito di svelarci i suoi segreti.
sorriso. Su, forza, avvicinati. Piegati un po', non troppo. Non troppo. Fantastico, ora sei perfettamente travestito da cactus, Joe. Bene, creiamo un diversivo. Ecco la palla. Ora lancia la palla. Su, corri, riportamela. La papalla è scomparsa. Deve essere finita in una dimensione parallela. I Dalton, che fine hanno fatto? I Dalton sono evasi! Non possono essere andati lontano, cercali! Nella dimensione parallela i cani possono ritrovare i fratelli Dalton usando l'olfatto! Seguiamo il cane! Non si sa mai, potrebbe ritrovarli! Ora possiamo toglierci i costumi! Non ci riesco, mi aiuta a sfilarlo! Attenti, stanno tornando! Signor Peabody, quel cactus si è mosso! È improbabile che un cactus... Questo è un paese nuovo e ancora tutto da scoprire! Lo cattureremo e lo studieremo! Sono i Dalton che dobbiamo catturare! I Dalton ho una grande scoperta scientifica! Cosa ricorderanno le generazioni future? I Dalton? Catturate quel cactus! Rientriamo! Pete Hammett, continuate a cercare i Dalton! Ora lo faccio a pezzi! Questi cactus sono molto sensibili! Qual è lo strumento adatto per prelevare dei campioni con delicatezza? Di là in cucina c'è una vasta scelta! Ecco! La pista finisce esattamente qui e ricomincia qua! E che facciamo adesso? Dobbiamo liberare Joe! Salve, non badate a noi, stiamo seguendo una pista! La pista finisce qui! E ricomincia esattamente qua! E adesso cosa facciamo, Joe? Liberatemi, svelti! Il cinese mi vuole cucinare! Tagliate le cinghie! Mi hai graffiato! Ti avevo detto di stare fermo! Attenti, la signorina Betty e Mingli Fu stanno tornando! Sfondiamo la porta sul retro! Glattugio, pela, patate, bene, c'è tutto il necessario! Oh, il cactus è evaso! Ah no, si è riprodotto! Veramente? Io non sono un cactus, sono la principessa! È stata una strega a trasformarmi in un cactus! Loro tre sono le mie sorelle! Per togliere il maleficio dovete abbandonarci lontano da qui con un paio di forbici! Per caso sai se si tratta di una maledizione indiana? Di solito basta un bacio per togliere il maleficio alle principesse! Sarò io a salvarvi! Portaci lontano da qui, ti prego! Aiuta! Ora smettila di correre! Sono la principessa! Sono la principessa! Ah, Joe? Beh, ecco... Io sono una principessa che è una strega trasformata in Joe Dalton! Sono delusa, Joe! Tanto, tanto delusa! No! Non mi vengono in mente altre idee se penso che stavo per diventare un cactus sott'aceto! Che cosa c'è?
Siamo sicuri che tu non sia una principessa che una strega ha trasformato in Joe Dalton? Che cosa volete fare? No! No!